amici di L'Esport Academy, buonasera da Leo Talusi e benvenuti al Doria per il primo appuntamento della serata con la Magnum Cup Fluminense uscita 15. Altro errore grande, Gian Donato poi non controlla, se la vuole andare a riprendere lo stesso ma deve fare i conti con Durazzi che aumenta la falcata. Durazzi contro Gian Donato, la velocità delle 5, non lo tengono, va al tiro, pallone che fa la barba al secondo palo e termina sul fondo. Santoni, Guerrisi, sarà la situazione in avanti. Santoni indica la strada a Gian Donato, che prova a prendersela anche un pochino. Destro piazzato! In buca d'angolo! Ed è un gran gol questo dell'uscita, che si porta avanti al 12° minuto. La testa di Pasquazzi diventa un assist! E Agostinelli! Sotto porta non sbaglia, un bacino al palo! E palla in fondo al sacco, ha pareggiato la Flumi al 15°. Altro rinvio così e così, e quindi Santoni se la perde. De Witt! Stop, girata e sinistro, doppietta per lui, uscita 15, avanti 2-1 sul gong. Di Pietro con rinvio lunghissimo, se da una parte ci sono rinvii sbilenchi, dall'altra si arriva addirittura all'area di rigore avversaria. Gian Donato, siamo dentro il recupero. Gian Donato allarga tutto e fa bene. Santoni fa la sponda, Palaia la mette al centro, ma poi Gian Donato si mangia il 3-1. Non c'è più tempo per ulteriori azioni, l'arbitro chiude qui la prima frazione, uscita 15-2 Fluminense 1, e si riparte col secondo tempo di Fluminense uscita 15. Parte Santoni, rincorse sinistro, fuori non di molto. Questo, siamo al 37° minuto del secondo tempo, quindi mancano 13 minuti alla fine dell'incontro, sempre 2-1 per l'uscita 15, secondo tempo abbastanza soporifero, ma si è giocato anche poco, tanti contrasti, tanti infortuni anche. Emili, con un po' di fortuna si ritrova il pallone, il cross di Candido col sinistro ad attraversare tutta l'area. Lo ritrova Santoni che mette il pallone al centro per la girata di Jody Emili. Para tranquillamente Faccioni. Rozzi è solo, pensa anche al destro, ci prova! Wow! 2-2, è un gol bellissimo di Rozzi, bellissimo! De Witt con il destro vuole aprire, è una buona idea, la palla addirittura sul piede di Santoni che fa 3-2, non è durato nulla il pari della Flumi, ma che palla ha dato De Witt, telecomandata. Palaia col sinistro, vuole ricambiare il favore andando da De Witt, Santoni stop buono per chiudere la partita, Malmancino colpisce Aragona, poi Bonomo. Gian Donato ha preso un colpo, ma si gioca perché la palla ce l'ha comunque lui. De Witt, dentro c'è Santoni. De Witt lo cerca, ma c'è una grande parata da parte di Faccioni che salva tutto. Di Matteo sbaglia completamente, manda fuori tempo Palombi, quindi Gallinia deve calciare. Gallinia invece in buca per Bonomo, traversa riga, la palla non è entrata. Bonomo! Bonomo! 3-3! 3-3! Incredibile! Incredibile! La Flumi la pareggia in extremis. Agostinelli basso! La risposta di Di Pietro, ma non c'è più tempo, è finita! 3-3 fra Fluminense e uscita 15.